Ciao a tutti, oggi sono qua in compagnia di Erika del canale Erika, ormai hai cambiato nome. No, si chiama Erika Romagnoli da Eva Bibliophile. Ok, oggi è il giorno prima del mio compleanno, quindi ci siamo riunite per fare un video. Un video, un po'. Oggi faremo insieme un tag che si chiama Most likely to. ovvero chi è più propenso, chi è più adatto, chi farebbe più facilmente una certa cosa. Quindi vi abbiamo chiesto sui nostri rispettivi gruppi, di cui troverete poi il link qua sotto in descrizione, se avevate delle domande per noi. Prima domanda: chi è più probabile che parte in Nuova Zelanda senza dire niente a nessuno? No! Io non partirei mai senza preavviso, senza organizzare Nemmeno qualcosa. io! E allora non ci No, va no, nessuna no, delle la due? domanda non è chi partirebbe senza preavviso, è Sì, senza senza dire dire niente a niente. nessuno! Come faccio a non dirlo a qualcuno? Almeno alla Cibi glielo devo dire che non le do più da mangiare per non si sa quanto tempo. Qualcuno Nessuno va in Nuova Zelanda! deve dire. Ok, nessuno. Chi è, o meglio, era più propensa a prendere un brutto voto? Cos'è scritto? Perché in bianco? Boh, tu non andavi Cos'è scritto? bene a Sì, scuola? però mi dai molto l'aria di essere molto secchiona, quindi magari anche un 7 è un brutto voto per te. Quindi io di 7 ne prendevo. Io ho preso dei 2. Davvero? Sì, in matematica, tipo in seconda superiore, me l'hanno rimandato in latino in seconda superiore. Allora sono io. Allora sei tu decisamente. Io non ho mai preso un 2 in vita mia. Non hai mai preso 2? Mai. Non ne hai mai vissuto veramente. Allora, chi è più propensa a prendere gli oggetti e dimenticare le cose? A perdere gli oggetti e dimenticare le cose. Io ultimamente sto invecchiando molto. Mi dimentico tutto. Infatti devo scriverle le cose, a volte mi dimentico dove le ho Io devo scritte. fare mille liste perché mi dimentico alcune cose anch'io. Ok, va bene, In vecchiaia. te forse è un po' più problematico perché io almeno sono vecchia ed è giustificabile. Forse. Chi è più propensa ad essere la protagonista di un manga shoujo? Quindi un manga per ragazze? Sì! Chi è più propensa a comprare o semplicemente iniziare a leggere un libro, manga, fumetto senza sapere nulla della storia, basandosi solo su titolo o prima impressione in generale? Sì, so essere abbastanza superficiale a volte. No, più che altro in libreria mi piace molto lasciarmi ispirare, o anche in fumetteria dove siamo stati stamattina mi piace molto lasciarmi ispirare da quello che vedo e quindi vado molto a sentimento. Io invece sono abbastanza tirchia, quindi quando spendi i soldi li devo spendere bene. Bene, giusto. Allora, chi è più propensa a leggere, vedere un libro, manga, graphic novel, film in cui i protagonisti viaggiano nel tempo? Decisamente. Non mi ricordo se l'avevi detto in un video da qualche parte che ti piacevano particolarmente i viaggi nel tempo o qualcosa del genere. Mi ricordavo Non questa mi ricordo se cosa. l'ho detto quando l'ho detto, però è vero. Quindi nel caso mi ricordo bene. E se viaggiare nello spazio e nel tempo fosse una cosa possibile, chi delle due è più propensa a farlo? Nello Perché? spazio. Nello spazio e nel tempo, non nello spazio, nella galassia. Ah, sì. Avevo capito nello spazio. No, nello spazio, nelle distanze, tipo da qua a Parigi, da qua a Hong Kong. Quello spazio. Sì, comunque decisamente Erika. Chi è più propensa a fare scenate di gelosia? Hai detto? Cosa devo? La dirò anch'io te. Io sono molto gelosa, soprattutto dei miei gatti. Ah, in quel No, senso. in generale, cioè, sono gelosa anche di Mr. Cibi, ovviamente, Mister Cibi. E l'innominabile. Però, tipo, quando il passa mio la come si chiama? gente. Mister Bibliophile. Questi morosi che vogliono rimanerne d'anonimato. Comunque, quando passa la gente, tipo, fuori casa e inizia a fare: che bel micio! A me dà il nervoso. Cioè, come se fossero i miei figli. Cioè, penso che se fosse il bambino di qualcuno, nessuno andrebbe lì a fargli: oh, che bel bambino! E andrebbe a toccarlo. Quindi, non lo so, mi dà fastidio.
Io sono gelosa delle mie cose, ma non fino a quel punto. Cioè, se qualcuno tocca qualcosa di mio, magari lo guardo male, però sto zitta e poi lo rimetto. Vabbè, anch'io non è che rincorro la gente, magari mi faccio vedere. Sarebbe con l'aria bellissimo molto... se rincorressi la gente. Chi è più propensa a bere fino a star male? No, io non bevo mai! Ma neanche io bevo mai! Io non bevo mai! Non mi sono mai ubriacata! Mai! Va bene, io. Nessuna delle due, fantastico. Con noi si può uscire in maniera tranquilla. Io al massimo sono quella che ha lo you can eat, poi sta male perché ho mangiato più di quello quindi che dovevo. Quindi ti ubriachi di cibo, sì. Però non bevi fino a star male. Chi è più propensa a fare un rituale demoniaco? No! Perché? Perché io sono una fifona. No, ma è che non lo so, magari tipo un rituale demoniaco alieno, oppure... Demoniaco alieno? Boh, non, che ne so io, con tutte le candele che hai, non ho così tante candele come te. Oh mamma. Va bene. Chi è più propensa a leggere serie, saghe fantasy o distopiche? Decisamente, soprattutto le distopiche. Direi fantasy... Sì, distopico. Riproviamo. Fantasy, distopico. Chi è più propensa a coccolare cuccioli a caso incontrati per strada? Sì, perché quando si tratta di animali di qualcuno non vado, non faccio niente perché mi darebbe fastidio che qualcuno li facesse con i miei. Mm-hmm. Però quando si tratta di animali randagi, di nessuno, allora sì, mi piace. Molte volte quando vado vicino a casa di Mr. Cibi c'è tipo una colonia di gatti e quindi tutte le volte che esco dalla macchina arrivano tipo sti gatti che chi li ha mai visti e inizio a coccolarli. Ti stai immaginando come l'Angelina Jolie dei gatti, no? Che raccatta. Chi è più propensa a farsi spoilerare la fine di libri, film? No, no, io odio gli spoiler. Sì, ma tua mamma ne fa continuamente. Appunto, l'odio. Ma tu prima ti sei fatto però, spoilerare l'attacco dei giganti. Però scusami. In effetti effetti è che io sono curiosa, sì, quindi sì. Ogni tanto vado anche a cercarli. Io no, piuttosto leggo, soffro fino alla fine o guardo fino alla fine, ma non lo devo scoprire. Sì, allora da me sono io. Chi è più propensa a mangiare il salato dopo il dolce? Io chi è più propensa a mangiare in generale? Salato dopo il dolce? Nope. Per me il dolce chiude. Ma quindi chiude quando, il pasto. Quando. Cioè, io vado agli all you can eat. Ancora. Ok. Vabbè, mi piacciono molto gli all you can eat. Quindi mangio il salato, poi magari passa il dolce, mi sciacco un po' la bocca. Poi però magari mi arriva lo spaghetto, dici no, allora lo riprendi. Ma quando è che lo mangi il dolce fra una cosa e l'altra? Scusami. All you can eat. Ma te ne prendi il dolce così prima sì, di... Sì, ma magari dico, vabbè, non ho più tanta fame, quindi mangio il dolce. Poi però magari passa idea. Qualcosa di buono e dico, vabbè, allora mangio anche quello. Okay. Tanto. Si vive una volta sola. Giustissimo. Chi è più propensa ad innamorarsi subito di una scippa all'interno di libri, film, serie TV? No! Io odio tutti. Ma io non ho ship. Vabbè, in questo momento è relativo, perché cioè, non sto guardando niente. Se stessimo parlando di Erika sedicenne, di brutto. Erika sì, di adesso. È che adesso a me i personaggi, tipo soprattutto dei libri, mi stanno tutti sulle scatole. Ma senti, non ce n'è mai uno che mi piace. L'ultima volta che abbiamo sclerato su qualcuno eri tu con Your Name. Io da un bel po' che non ti sclero su una coppia, Io scleravo in generale sul film. Però ti piacevano anche loro. Sì, dai. Okay. Giusto, non me ne ero ricordata questa cosa. Chi sarebbe più propensa a fare da esca in un ipotetico piano per catturare un cattivo? Io sono fifona. Sì, ma quale senso è? Chi è che fa da esca così appunto. L'altra cattura il cattivo? A me è interpretata così. Tu fai la esca, io faccio... Ma io mi cago in mano a fare l'esca, scusa. Ma no, ma infatti ti caghi in mano, stai lì poi ti salvo io. Non lo so, è da rivedere questa cosa. Non sono totalmente convinta. Vai, faccio l'esca, poi tu mi molli lì perché ti caghi sotto e vai via. Io sto lì. No, magari chiamo aiuto. Ma di chi? La cibo. Oh, qualcuno. Ma che non ci sia qualcuno. Scusami. Qualcuno ci sarà. Chi è più propensa a non finire un libro o una serie TV già iniziati?
culo. Davvero? Con le serie TV ne mollo molte. Sì, anch'io, soprattutto perché non ho tempo. Con i libri invece mi dà abbastanza fastidio, quindi solitamente li finisco. Però in realtà adesso ne ho un po' in sospeso, quindi non lo so. Devi finire Mistborn. Sì. Detta così. È una minaccia. No, anch'io, ci sono diversi libri che magari se non mi prendono, non mi piacciono, li mollo, cioè non mi faccio tanti problemi. Comunque sai che mi stavo domandando una cosa, perché in questo video qua, visto che siamo sul tuo canale, sei tu che hai il controllo, e io ci sono dei momenti in cui ti sto guardando amorevolmente, quindi ci fate qualche gif tipo ship. Dai, Rebacibi is real, lives. Chi sarebbe più propensa a giocare a Quidditch? Assolutamente, io sono scoordinatissima e gli sport di squadra non fanno per me. Neanche per me, però sono più coordinata di te, immagino. Immagino di sì. Chi è più propensa a rimandare sempre le cose a domani? Io in genere, quando mi punto che devo fare una serie di cose in un giorno, piuttosto rimango alzata fino all'una, però le faccio. Davvero? Io invece procrastino da morire. Perché poi dico, ma domani ho altre cose da fare, dopo si accumulano e non riesco, mi viene ansia. Quindi faccio sempre tutto quello che programmo per una giornata. A volte capita che non riesco a fare tutto, però in genere sono abbastanza organizzata. Chi è più propensa a farsi una maratona di una serie TV che detesti? Io in generale non ho il tempo di fare maratone di serie TV, però per sfizio magari qualcosa di un po' trash divertente. Ah, ma qualcosa... sì, cioè io di trash, Pretty Little Liars, Riverdale, ne guardo, ma anche semplicemente per sfottere un po', è sempre divertente. Però grazie ragazzi, se ne avete altre mandatecene pure. Dai! Però dicevi con l'attacco dei giganti? No, che dicevo che l'attacco dei giganti, però è un po' trash anche quello. Sì, cioè, ci sono dei momenti un po'... Mi metto l'immagine, perché fa morire quel gigante? Allora, chi è più propensa a rimanere in pigiama se si rimane tutto il giorno a casa? Non abbiamo dubbi. Cioè, io sono quella pigra praticamente. Ok. Chi è passare le vacanze al mare anziché in montagna / campagna? Sì, io adoro follemente il mare e detesto stare in posti dove fa troppo freddo, quindi sempre mare. Chi sceglierebbe una crociera al posto di una vera e propria vacanza in un determinato luogo? Io sono stata in crociera ma non mi è piaciuta. Quindi, no, quindi dopo quella direi di no. Non l'hai mai sperimentata? No, no, però non ti ispira. No, preferisco dormire sulla terra. Non si sente tanto comunque il movimento del mare. Allora. Sì, però c'è anche da dire che io mangio molto più di te, quindi forse lo sentirei un pochino di più. Forse. Chi ha più il pollice verde? Le mie piante muoiono ogni settimana. Ma tu hai un orto! Sì, ma non lo coltivo io, mio babbo. Ma io non riesco a far morire anche i cactus, ti rendi conto? I cactus. Allora, ok. Chi accetterebbe un lavoro che non le piace quando si ha bisogno di guadagnare lo stesso? Ho sbagliato, scusami. Sì. Io purtroppo ho dovuto fare diversi lavori che non mi sono piaciuti per fare la stagione, per guadagnare comunque. Io no, quindi... Però vabbè, si fa. Lo farò anch'io probabilmente, quando sarò disoccupata. Chi è più propensa alle faccende domestiche? Io... Odio dare l'aspirapolvere, lo straccio spolverare. No, perché a me piace da morire. Ah no, però io non sono allergica alla polvere almeno. Esatto, almeno tu non sei allergica alla polvere. A me non piace neanche lavare e stendere i panni, per esempio. Sai che piace? Odio stendere i panni. A me piace. A Mr. C mi piace davvero. Piace stendere i panni, a me piace svuotare la lavastoviglie, è l'unica cosa che faccio. A me non piace neanche quello. Soprattutto caricarla non mi piace. Non mi piace toccare le cose sporche. Abbiamo dei problemi. Chi è più propensa a lavorare in un circo errante? Sì, sei decisamente quella più avventurosa e simpatica. No, allora, simpatica non saprei, avventurosa sì. Sì, avventurosa, io non tanto. Sì. Mi spaventa. Poi, ballando, comunque magari sono un po' più elastica, potrei fare più cose, un po' più di barba di te. Sì, quindi. Un po' più. Di barba? Va bene. E chi è a partire su una nave pirata... Stesso discorso di prima, direi.
Io adoro i pirati! E chi è più propensa a fare cosplay? Direi di sì, anche perché... Sei più brava. Ma non è vero, cioè non assomiglio per niente ai personaggi di cui ho fatto cosplay. Il punto è tipo nel cercare gli abiti giusti, le parrucche, ecco lì. Ma come ti vesti? Troppo real time. Sì, troppo. Chi è più propensa ad infrangere la legge per l'altra? Sempre per il fatto che sei più avventurosa. Io sarei sgamata subito, non ce la farei. Ma perché io mi ritrovo anche forse in situazioni, cioè... Dangerous. Più dangerous. No, cioè nel senso, è che tu hai la tendenza di stare un po' sulle tue, un po'... Io invece magari vado un po' più in là e nuoto in acque inesplorate, poi va a finire che... Nuota. Queste erano le nostre risposte alle vostre domande. Spero che il video vi sia piaciuto. Qua sotto in descrizione vi lascerò poi il video che faremo per Erika, per il suo canale, che sarà un altro tag, ovvero Best Friends tag, oppure il Newlywed tag. Insomma, una cosa carina. Newlywed. Appena sposati. Oddio, che cosa tenera! Non lo sapevo. Fantastico. Spero di nuovo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto. Ciao! Ciao.